Definita anche come estetica relazionale, l'arte di relazione, nota anche come arte relazionale, è una forma d'arte contemporanea che si sviluppa attorno alla metà degli anni 90 e prevede la partecipazione del pubblico alla costruzione o alla definizione dell'opera di cui è partecipe. Questa corrente artistica è stata codificata dal critico d'arte francese Nicolas Bourriaud, che nel 1996 la definì come un insieme di pratiche artistiche che si fondano dal punto di vista teorico e pratico sull'insieme delle relazioni umane e del loro contesto sociale, oltre a essere uno spazio indipendente e privato. Egli riconosce il ruolo dell'opera artistica come elemento terapeutico, utile a stimolare positivamente la soggettività per liberarla dall'alienazione e omologazione tipiche della realtà capitalistica. Nella corrente artistica dell'arte relazionale, l'artista viene considerato al centro dell'opera stessa, oppure come elemento catalizzatore. Le opere d'arte relazionale sono diversi modi di vedere la realtà, diversi modelli di azione contestualizzati ed inseriti in una realtà esistente. L'arte relazionale, infatti, rifugge ogni immagine utopistica o slegata dalla realtà. Non solo, ma quest'arte crea un punto di incontro fra le persone che la fruiscono e fra chi osserva l'oggetto arte stesso, creando una comunità da cui scaturisce il significato stesso dell'opera, che viene definito attraverso un'elaborazione di gruppo. Vi è un numero sempre crescente di artisti che utilizzano tecniche performative ed interattive che si basano appunto sulla risposta degli osservatori, che diventa parte integrante del prodotto artistico. Gli artisti relazionali tentano di produrre nuove relazioni umane attraverso esperienze collettive. Si tratta di un'arte dalle spiccate caratteristiche politiche e sociali, al cui centro gravita la visione dell'uomo come animale anzitutto creativo. L'artista relazionale, abbandonando la produzione di oggetti tipicamente estetici, si adopera per creare dispositivi in grado di attivare la creatività del fruitore, trasformando l'oggetto d'arte in un luogo di dialogo, di confronto e appunto di relazione, in cui perde importanza l'opera finale e assume centralità il processo, la scoperta dell'altro e l'incontro. Queste pratiche hanno le loro radici nei precedenti movimenti artistici, Dada, arte concettuale, Fluxus e Happening. I più noti esponenti di arte relazionale sono Henri Bond, Vanessa Beecroft, Maurizio Cattelan, Dominique González Foerster, Liane Gillick, Christine Hill, Carsten Holler, Pierre Hugues, Miltos Manetas, Georg Parto e Philippe Parreno. L'arte relazionale non considera l'artista come realizzatore di un'opera d'arte puramente estetica, ma egli stesso viene visto come uomo capace di creare, grazie alla sua capacità di saper trasformare e mettere al centro tutto il processo di creazione, non solo il risultato finale. In questo modo il processo artistico è momento di relazione, di confronto con altri soggetti che evolvono proprio grazie all'incontro e alla relazione. In Italia il primo esempio di arte relazionale si incontra agli inizi degli anni 80, nel 1981, con la straordinaria performance di Legarsi alla montagna dell'artista Maria Lai e alla fine degli anni 80 con le ricerche e le azioni del gruppo di Piombino con Salvatore Falci, Stefano Fontana, Pino Modica e di Cesare Piero Justi. Con la mostra Forme di relazione a cura del critico Roberto Pinto, il concetto di relazione entra a far parte di innumerevoli ricerche successive che si addensano e si sperimentano attorno al progetto Reste e che oggi sono oramai patrimonio di tutta l'arte contemporanea. Massimo Silvano Galli e Michele Stasi, verso la fine degli anni 90, fondano l'agenzia Officina Making Realty, luogo di discussioni, riflessioni e opere d'arte relazionale. Ad esempio, si distingue il progetto, poi diventato opera d'arte, chiamato 100 anni di adolescenza, in cui vengono raccolti oltre 2000 adolescenti per formare un unico autoritratto. Capire i linguaggi che ci hanno preceduto ci aiuta a capire quelli presenti e
e magari a crearne di nuovi. Buona arte a tutti!